Buongiorno a tutti, presentiamo oggi una proposta di legge al Parlamento, qui in Consiglio regionale, possibilità che ci è data dalla Costituzione, l'articolo 121, che prevede che i consiglieri regionali, in qualità di legislatori, possano fare anche proposte di legge al Parlamento. E questa proposta di legge che fa il Movimento 5 Stelle oggi mira ad introdurre l'obbligatorietà di inserire codici identificativi individuali chiaramente visibili sulle divise e sui caschi delle forze dell'ordine e degli appartenenti alla Polizia di Stato. Una carenza che è tutta italiana. Andremmo a modificare la legge 121 del 1981, che è proprio il nuovo ordinamento riguardante appunto le forze dell'ordine, in particolar modo l'articolo 30 al comma 2. Questo perché l'abbiamo visto spesso che le forze dell'ordine ovviamente per definizione dovrebbero essere i tutori dell'ordine pubblico e coloro i quali fanno rispettare le leggi. A quelle stesse leggi però le forze dell'ordine devono sottostare in qualunque circostanza. Spesso in Italia ciclicamente accadono momenti in manifestazioni di piazza, in confronti tra manifestanti e forze dell'ordine in cui avvengono dei fatti che vanno al di là di quelle che sono quelli che sono i compiti e le funzioni delle forze dell'ordine che devono mantenere la sicurezza. Io, proprio perché sono più giovane, ricordo sicuramente, e l'ho citati anche nella relazione al testo di legge, due su tutti, ad esempio Carlo Giuliani, che è morto durante la manifestazione, nei giorni della manifestazione del G8 di Genova, e Federico Aldrovandi nel 2005 morto, io dico sempre così, morto dopo un pestaggio da parte delle forze dell'ordine. E non a caso oggi ci sono dei rappresentanti del Movimento Nottab, autorevoli come Alberto Perino e Gigi Richetto, i quali possono portare, porteranno la testimonianza di dei fatti che sono accaduti e che continuano a accadere in Val di Susa. Magari ricordiamo lo sgombro di Venausa 2005, violento. Ricordiamo il pestaggio a Marinella Lotta nel 2010, ma ricordiamo anche gli ultimi fatti del 2011 o anche i recentissimi di queste ultime settimane, tant'è che il Movimento Nottav ha raccolto materiale audio, video e fotografico in cui alcuni rappresentanti, io dico sempre alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine, hanno travalicato quelle che sono le loro funzioni, si sono quindi abbandonati a dei pestaggi su dei manifestanti, dei cittadini a terra, quindi su cui non c'era nessuna giustificazione, nessuna spiegazione, e hanno usato anche strumenti offensivi non in dotazione al rispettivo corpo, quindi ad esempio abbiamo visto bastoni, abbiamo visto manganelli impugnati al contrario, abbiamo visto lancio di pietre, lacrimogeni sparati ad altezza uomo. Quindi noi vogliamo agire, ribadisco, non facendo un j'accuse contro tutte le forze dell'ordine, e non è questa la motivazione di una proposta di legge. Noi vogliamo far sì che vengano inseriti questi codici identificativi sulle divise, sugli uniformi, sui caschi delle forze dell'ordine, chiaramente visibili, in modo che funzioni anche da deterrente, nel senso che un domani nessuno si possa più sentire, come dire, libero, ovviamente io parlo un po' in modo anche un po' difficilmente ma anche un po' ironico, libero di abbandonarsi a atti e azioni che non sono prerogative, ribadisco, dei corpi della Polizia di Stato, che devono essere i tutori dell'ordine pubblico e i soggetti preposti a far rispettare le leggi. Noi quindi speriamo che questa proposta che viene dal Consiglio della Regione Piemonte possa aprire un dibattito, anche riaprire un dibattito a livello nazionale, che si era aperto sicuramente dopo i fatti del 2001, ma a maggior ragione si dovrebbe aprire adesso dopo i vari fatti che stanno accadendo in Val di Susa, e possa quindi essere approvata celermente dal Consiglio regionale e ad andare poi nel dibattito parlamentare, visto che ci sono al governo questi tecnici, magari ci sono anche dei tecnici, delle rappresentanti delle forze dell'ordine, possono veramente far capire che al di là dell'ironia, i codici, i numeri alfanumerici identificativi sono a tutela anche delle forze dell'ordine, perché ribadisco, se alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine si abbandonano a azioni che vanno al di là di quelle che sono le loro prerogative, gli altri e
penso anche il loro interesse poter dire, poter isolare, come si parla spesso verso i manifestanti, isolare i violenti, isolare quelli che fanno veramente anche un uso di quello che è la rappresentanza dello Stato, perché sono comunque anche rappresentanti dello Stato, scorretta. Noi piacerebbe sicuramente avere, e cercheremo di stimolare un dibattito da parte dei sindacati delle forze dell'ordine, una risposta se sono favorevoli o no, e se qualora non lo fossero, e anche le forze ovviamente politiche qui in Consiglio regionale, capire per quale motivo, perché ci sembra una proposta di buon senso, soprattutto pensando che sono presenti questi codici identificativi in quasi tutte le polizie di quasi tutti gli stati del mondo, almeno occidentale, quello che dovrebbe essere moderno, che dovrebbe essere democratico, che dovrebbe essere civile. Vorrei dire un po' di cose a partire dalla mia esperienza di avvocato impegnato sul fronte, notavo ovviamente, ma che è stato parte civile nei processi genovesi, soprattutto nel processo di Bolzaneto, ma soprattutto nel processo per i fatti avvenuti alla scuola Diaz. Allora, quello è un po' forse il fatto più eclatante, nel senso che noi alla Diaz ci siamo confrontati con un'operazione di polizia fatta con una catena di comando che non era del tutto decifrabile, posti in essere da alcune centinaia tra poliziotti e carabinieri. Nell'ambito delle indagini molto accurate che la Procura di Genova ha svolto, non è stato possibile identificare non uno dei massacratori dei ragazzi all'interno della scuola. Voi sapete che 93 giovani sono stati arrestati nella scuola, di questi più di 80 hanno riportato lesioni in varie parti del corpo, 28 hanno riportato plurime fratture sul corpo, 3 sono stati ricoverati con codice rosso sanitario in pericolo di vita. Ebbene, in quella vicenda non siamo riusciti a identificare, la Procura non è riuscita a identificare, e nemmeno noi come avvocati di parte civile, un solo tra i poliziotti che ha massacrato i ragazzi. Ci sono state delle condanne per le lesioni, è stato condannato il dottor Canterini, che era il capo del settimo nucleo del primo reparto mobile di Roma, che era il nucleo specializzato utilizzato in operazioni di piazza a Genova, e sono stati condannati con lui gli 8, mi pare, caposquadra di questo gruppo. Ma sono stati condannati non per aver massacrato i 93 ragazzi dentro la scuola, ma a titolo di concorso, per non essere intervenuti di fronte al massacro che i loro uomini stavano facendo, perché ormai è andato provato nei processi che i principali massacratori appartenevano a questo settimo nucleo specializzato mandato a Genova dal Ministero dell'Interno, e sono stati condannati, dicevo, per non aver impedito il massacro e per aver in qualche modo rafforzato la convinzione di impunità da parte dei loro uomini, quindi un duplice profilo di responsabilità che non riguarda però le lesioni materiali. Vi dirò di più, nel filmato, solo per segnalarvi le grandi difficoltà che si hanno nell'identificazione dei poliziotti, nei filmati che abbiamo recuperato del massacro, ad un certo punto un operatore straniero ha fatto un film da cui si vedevano le finestre illuminate della Diaz e si vedeva un signore con la coda di cavallo che stava picchiando con un manganello su un ragazzo inerme. Ebbene, la Procura di Genova ha mandato quell'immagine a tutte le questure territoriali dicendo: questo è un poliziotto, diteci come si chiama. Nessuna questura territoriale ha risposto, a segnalare di un clima, come dire, la Procura l'ha definito di omertà, ma io credo che non ci possano essere altre definizioni sotto questo profilo. Questo per dirvi che la difficoltà di identificazione sta nel fatto che in quella situazione, ma non solo in quella situazione, i poliziotti avevano agito travisati e avevano quindi dei fulari in faccia, dei caschi che li proteggevano, quindi non era possibile identificarli. Allora, ben vengano le proposte che consentano in qualche modo di arrivare a un'identificazione di chi eventualmente commette degli abusi o si comporta in modo non ortodosso. Allora, io credo che sotto questo profilo occorrerebbe circondare una norma che impone la presenza dei segni identificativi anzitutto attraverso uno strumento sanzionatorio, che può essere penale oppure disciplinare, ma comunque uno strumento che consente in qualche modo di andare a stigmatizzare i comportamenti di persone che si sottraggano all'adempimento e alla previsione normativa. E poi una ulteriore previsione che faccia i conti col fatto che spesso le dotazioni che alcuni, spesso no, ma talvolta le dotazioni che alcuni poliziotti si portano non sono consone. Dico ancora di più, qui prima si citava il fatto che la Procura ha aperto un sacco di fascicoli, per fortuna in questo Paese c'è l'obbligatorietà della legge penale, per cui se io faccio una denuncia la Procura apre un fascicolo, il problema è di capire se quei fascicoli vanno avanti, e quei fascicoli, ahimè, devo dire, non sono andati molto avanti. Io personalmente difendo due tra gli arrestati del 3 luglio,
che hanno fatto querela per essere stati malmenati. Uno di questi ha fatto compare in quel famoso filmato che probabilmente molti avrete visto su YouTube, dove si vede un ragazzo trascinato per decine di metri con alcuni operatori che picchiano con dei bastoni. Ebbene, su quello è stata una mia iniziativa, quella di far andare avanti il processo e di attivarlo attraverso un tentativo di identificare gli autori del reato, perché la procura, quello che ne so, non ha fatto granché. Ma io ringrazio il gruppo consigliare di 5 Stelle perché questa iniziativa è assolutamente opportuna per il contesto della situazione che viviamo in Valle di Susa. E proprio pensando che la questione della Valle di Susa è una questione che riguarda tutta l'Italia e coincide la nostra lotta con la difesa della democrazia, quindi non è solo la difesa della Valle, ma è la difesa della democrazia in generale che ci riguarda. Io vorrei qui richiamare l'ordine del giorno dell'assemblea che avevamo fatto il polivalente di Bussoleno, Granito, di migliaia di persone il 19 febbraio del 2010, a ridosso di quel pestaggio vergognoso di Marinella e Simone. C'era stata immediatamente una manifestazione di protesta per il paese e ci eravamo riuniti appunto al polivalente di Bussoleno. In quell'occasione avevamo auspicato che si promuovesse una legge di iniziativa popolare che consentisse l'identificazione di ogni componente delle forze di polizia in servizio, la responsabilità della catena di comando, l'obbligo di collaborare con i magistrati, la non prescrizione per reati commessi da agenti di polizia durante il servizio. E avevamo naturalmente richiamato anche fatti precedenti al 2010. Il più grave, come ricorderete, fu la famosa notte delle infamie del 6 dicembre del 2005 a Venaus, quando cittadini in armi pacifici che presidiavano i loro terreni furono aggrediti. E nella notte, naturalmente, non ebbe seguito quella denuncia e anzi, se vi ricordate, in quei mesi, proprio da parte dei responsabili delle forze dell'ordine che non lasciavano transitare i manifestanti per la Val Cenischia, si diceva che la Costituzione era stata sospesa. Ecco, io penso che questa iniziativa di legge che si vuole portare avanti va proprio anche nell'ottica della difesa della Costituzione e direi che non bisogna mai dimenticare che la Costituzione è ancora in vigore ed è in vigore anche quell'articolo 52 che richiama le forze dell'ordine come tutte le forze armate allo spirito democratico della Repubblica a cui dovrebbero appunto uniformarsi ed educarsi. Io posso solo applaudire al Movimento 5 Stelle che con estremo coraggio presenta in un consiglio regionale appiattito su posizioni liberticide una proposta di legge di questo tipo. Oserei dire che questo consiglio regionale è un consiglio regionale forcaiolo, perché per le dichiarazioni dei suoi esponenti, anche nei miei confronti, non ho altre possibilità di definizione, però vorrei ricordare una serie di cose. Il giudice Cibinel ha archiviato i fatti del 2005 perché non era possibile individuare i personaggi che avevano compiuto quegli abusi, diciamo così, e quei reati. Ma il giudice Cibinel ha scritto anche altre cose. Ha scritto delle cose che se io mi fossi trovato nella posizione della Questura di Torino e dei Carabinieri non avrei mai accettato e avrei chiesto che si andasse a dibattimento. Perché il giudice Cibinel ha archiviato, ma ha scritto tutte le cose che dovevano essere scritte. Ha detto tutte le porcate che sono state fatte. E ce n'era per tutti, per tutta la catena di comando.
è arrivato addirittura a un certo punto di dire che c'era da vergognarsi di avere dei dirigenti delle forze dell'ordine che si comportassero in questo modo. Allora io credo che il problema non sia solo quello del numero identificativo. Primo, perché abbiamo visto nei filmati che abbiamo presentato in una precedente conferenza stampa, una decina di giorni fa, che combinazioni chi aveva commesso i reati peggiori si era premunito di togliersi tutti le mostrine, tutti gli strumenti identificativi, addirittura di appartenenza al corpo. E questo è grave. Allora io credo che se nella proposta di legge non si riesce a colpire l'intera catena di comando che è presente, quindi voglio dire, se io sono un comandante di un reparto e vedo che gli uomini del mio reparto non sono a norma, io devo intervenire immediatamente, non è che devo intervenire poi chissà quando, perché sennò io sono responsabile non per concorso, come dicono nei nostri confronti, ma sono responsabile in quanto responsabile del comando. Nei fatti poi del 3 luglio è maggiormente grave ancora, perché se lì c'erano dei fotografi, se lì c'era della gente che ha fatto la documentazione, se lì c'erano i dirigenti, questi non possono dire non abbiamo visto, perché non è assolutamente credibile. Io penso che purtroppo ci sia in questo momento storico, proprio in questo momento specifico, una volontà repressiva incredibile che tenderà sempre di più a rendere impuniti queste persone che fanno questi fatti. Voglio ricordare che in questi giorni sta uscendo allo scoperto episodi di tortura grave commessi negli anni 80, inizio anni 80, nei confronti di persone arrestate delle Brigate Rosse, con l'accusa di appartenenza alle Brigate Rosse, proprio in occasione del sequestro del generale Dozier. E questa gente che ha torturato in villette private, tanto come succedeva in Sud America, non nella caserma normale, donne e uomini, per poter arrivare a capo di questo sequestro, avevano la copertura dal Presidente del Consiglio fino all'ultimo comandante. Queste persone hanno fatto questi fatti non vestiti come Dio comanda, ma addirittura incappucciati, oltre ad essere vestiti in borghese. Allora, noi crediamo che queste cose siano estremamente gravi, stanno uscendo fuori oggi con le denunce di una persona che si vergogna e dice: ho portato per troppi anni il peso e il rimorso di queste cose, ma io subito le ho denunciate e sono state archiviate, perché non riesco più a dormire di notte, ed era uno di quelli che c'erano lì. Quindi non è un mitomane, non è un pazzoide, è uno che c'era. Ma dopo essere uscito sui giornali per un pomeriggio, questa cosa è di nuovo tornata nel dimenticatoio. Allora, i casi sono due: o i sindacati di polizia e la maggioranza dei cittadini in divisa decidono di essere dalla parte della legalità e quindi, come dicono sempre quando parlano con la gente, che poche mele marce possono esserci ovunque, e allora appoggiano una proposta di questo tipo perché è nell'interesse della difesa di tutta la categoria contro le mele marce, oppure vuol dire che non ci sono poche mele marce, ci sono poche mele sane. E questo va detto, e va detto chiaro e tondo, perché chi difende l'anonimato
Chi difende chi si travisa, chi difende queste cose, non può essere come nel nostro caso, che accusano noi di difendere gli altri, ci dicono voi difendete i violenti. Sì, e voi chi difendete? Mia nonna? Il problema è questo. Ma il fatto grave è che loro, prima di tutto, dovrebbero difendere la legge e la Costituzione, e quindi non possono permettersi di violarla. Mentre invece, ancora oggi, ancora ieri, abbiamo visto che alla Maddalena la legge viene regolarmente calpestata sotto gli occhi e con la protezione delle forze di polizia.